Da qualche altra parte, le botte, però le botte hanno fatto bene perché abbiamo vinto. Sì, e mi dici grazie perché le botte, almeno io ti preparavo le botte di Bruno, di Ferri. No, devi ammettere che io non. Devi ammettere che io non. Tu mi hai fatto vincere conto. Posso avere una chicchietta di merito perché magari ti stimolavo a meglio. No, sicuramente mi hai dato sicuramente la voglia di crescere anche sotto quell'aspetto lì, in maniera che poi quando arrivavo domenica ero abituato a prendere le legnate. Oggi non picchiano più, invece una volta picchiavano. Però io sono convinto che se giocassi adesso tu mi fai 100 di gol. No, quanti ne hai fatti? Ho fatti un po', ma no, adesso. No, in campionato con il massimo di gol che hai fatto, quant'era? Primo anno in Serie A ho fatto 13 gol, che secondo me adesso valgono i 30 di adesso. Bravo. Perché adesso non marco, difensori come te non ci sono più. Praticamente non marca più nessuno. Il nostro Chiellini. Chiellini più che Milano mette le mani addosso. Non è che picchia tanto, mette le mani addosso. Invece da calci da dietro. Ma io intanto è quasi valere la tua. Ma io mi piaceva il difensore che menava quello morbido. Sto dicendo quello che faceva poco. C'è un difensore che faceva falli apposta. Tu invece cercavi di prendere la palla, solo prendevi la palla, prendevi la gamba, qualcosa avevi preso. Era giusto. Era giusto qui. Guarda qua che bello. Nostro, qua abbiamo questo punto di vista. Perché lei siamo venuti qua, non scala, perché io non siamo venuti quando c'era il Polo Civile. Il Polo d'Italia? No, il Polo d'Italia se andavamo a San Pancrazio. San Pancrazio, se andavamo a... No, più anche questo scala, perché San Pancrazio è l'unico che abbiamo fatto, Zeman e Vitali. Il circuito scala abbiamo fatto qui. E ogni tanto San Pancrazio, il Cus, diciamo poi dopo successivamente siamo di una cosa. Guardia Carcerale, di Biala Certosa. Sì, quando è arrivato Ancellotti. Sì. Io di questo ricordo il fatto che venivo qua, lasciavo i miei figli a giocare, io facevo allenamento, finito l'allenamento prendevo i miei figli e andavo a casa. Incredibile. Dicevo, sembrava qualcosa di... come se portavo mio figlio in un asilo. Io ero lì con lui, giocavo io e poi tornavo a prenderlo, bellissimo. Era una roba. Adesso non c'è più il campo. Non c'è più niente. È un'aria verde così. Qualcosa di bello è rimasto, il chiosco. Il giusto. Non mi sa posto anche lo stelle. Sì, ma che era lo stelle? L'asso gli passava l'asso, gli passava tre. Stossa, dai che... Che urlavano, è stato bellissimo. Quello dove è? Lui, facciamo le salite. Facciamo le salite. E sopra la salita, facciamo quelle lì, e ogni tanto facciamo anche questa sfaccata. Però la maggior parte mi ha fatto quelle. Te e Marco eravate sempre con un valle teoso. No, eravamo più... Però sai cosa c'è? Loro erano aperti. Non è che sono quelli che facevano il casino, cioè facevano il casino, poi erano i primi che correvano. Perché dovevano dire qualche cosa, perché probabilmente si autostimolavano da soli e trovavano sempre qualcuno che magari ogni tanto io che andavo a rompere i coglioni. Chi era? No, Benzo, Nino poi rompeva il ballo a tutti. No, diciamo che noi bombottavamo. Ci piaceva bombottare, dovevamo sempre bombottare. Poi dopo la facevamo. Poi la facevamo. Poi sulle salite la facevamo bene. Era la corsa lunga che era più... Perché? Quante volte abbiamo tirato? A parte le panchine che si facevano, saltavamo giù e portavamo... E poi anche quando... Le gomme da portarsi dietro. Cioè, Ivan ci faceva mettere
la fascia e con la corda attaccata alla ruota, e noi correvamo, facciamo 30, 40, 50 metri. La gomma lì, ogni tanto devi stare attento perché se te prendeva il giro. Se prendeva il giro, poi dopo sono stati dei grandi tempi, ragazzi. Pensa che qua, quando è arrivato Stoico, sono secondo me 3.000 persone. Sì, sì. 3.000 persone che secondo me Stoico non pensava di essere in un altro mondo. Dove sono qua? Un pacco con 3.000 persone a fare allenamento. E il campo era un po' meglio di questo. Non tanto. Era quella zona di verde. Era così il campo. Poi ogni tanto tiravamo su dei pietri. Se non dico una stupidata, i pali quadrati. Sì. I pali erano quadrati. Infatti, adesso non si vede più perché hanno tolto. Però c'erano i pali quadrati. Ma ti ricordi? Eravamo quando c'era la porta qui, Pettino ha detto io ho messo le figlie. Ah sì. Corrado senti questa che è bellissima, non so se l'avevo raccontato. Facciamo riscaldamento a scala, ci faceva dare a coppie col pallone, ci scaldavamo. Io e Tino eravamo lì a metà campo, ci passavano la palla, no? E c'era Petraneschi, presidente, che era qui accanto alla porta, era centrato qui, no? E quindi era dentro il campo, però era accanto alla porta, che parlava al telefono. Era così che parlava al telefono e Tino mi guarda e mi fa quanto mi dai se prendo il presidente in testa? Tino sta buono, ma mi dà campo però. Tino ha preso la palla, l'ha spostato, ha tirato una mina, ha beccato qui il presidente, cioè mentre stava parlando, ha beccato il presidente, casca per terra, Tino fa, oddio, ammazzato il presidente. Tutti hanno cominciato a ridere. Poi dopo si alza Peresco con lo stemma qua del telefonino, Tino, le scale che faceva adesso, ti ho detto quante lettere, miglio, voi ne avevate molto, miglio. Mi ha dato la pallonata in testa al presidente. Lo faceva prima scala, ma l'ha preso in piedi. Poi era a metà campo, quindi calcola 50 metri da lì. Cosa va? Tirami la domanda. Quindi preparati. Perché c'è la video. E adesso qua ci vengo quasi tutte le domeniche mattine con il mio cagnolino, faccio una passeggiata con mio padre, ci beviamo un caffè o un aperitivo, facciamo una passeggiata. Lei è sempre un bel posto, non ha il fascino di prima forse. Ma il fascino di prima, Sandro, perché a parte vedi è diventato magari un campo aperto dove ci vanno tutti, prima era recintato, quindi avevi già l'idea che fosse un campo di calcio. È chiaro che te dici in un parco pubblico, la scuola di calcio che poi ha vinto il campionato di là, ha vinto la Coppa Italia, ha vinto la Coppa Italia, ha vinto la Coppa delle Coppe, ha vinto la Coppa UEFA, si continua nella qua. Ma infatti la parola fascino è sbagliato, cioè diciamo che per noi il ricordo era il fatto che il campo da calcio. E allora per me questa cittadella è il campo da calcio, invece sì. non c'è più, questo un po' mi fa venire un po' di magone. Poi ci chiamavano riscaldamento a pallacanestro. Sì, facciamo riscaldamento a pallacanestro. Siamo venuti un anno, che era il primo anno, il secondo anno, Giorgi Grun, aveva fatto un medicato dove tutto me lo ricordo, me lo ricordo. Sai che ci si spogliava lo stadio e poi a piedi veniamo qua. Lui è entrato, io ero uno degli ultimi, e Grun entra e fa. Dove siamo? Abbiamo fatto il torello qua nell'asfalto, abbiamo fatto il torello perché era pieno di neve. Dopo due o tre passaggi così, lui ha detto no. E ha lasciato l'allenamento, è andato via perché diceva che era assurdo fare allenamento sul cemento. Devo dire che è stato bravo, poi che scala gli ha detto, perché si è detto guarda Giorgio, via. Rovini tutto quello che stiamo costruendo, perché ragazzi, te che hai fatto già due mondiali, insomma, sei giocato con l'Anderlecht, personaggio portato. Lui ha preso e tornato in mi ricordo che si è messo a giocare lì sulla neve, sembravano i bambini col pallone che poi si è arrotolato. Qui è tornato. Che era il campo, c'era anche da rugby, però. Da rugby. No, il rugby non si può. Guai nato 60 anni fa che giocavano a baseball. Qui dove c'era l'ingresso, giocavano a baseball. Dopo man mano si era trasformato. Qui ha fatto un campo là. Il campo dei bambini che era dall'altra parte. Sì. Ma noi ci alternavamo perché mi ricordo tante volte si andava lì e facciamo possessi palla lì, cioè anche per salvaguardare sto campo che salvaguardare che cosa. Era pieno di fango. Il campo da rugby. No, bellissimo, bei tempi. Non mi ricordo. C'era anche una grossa unione fra voi. Noi venivamo qua, a volte ci spogliavamo al tardino e venivamo a piedi e si tornava a piedi. E delle volte se c'era freddo prendevamo i pulmini, cosa che adesso sarebbe impossibile,
ti ricordi, salivamo su in 10, 12 con una spilla che guidava, cioè una roba che cose da denuncia, e finiti gli allenamenti, invece che tornare subito magari in spogliatoio, facevamo un giro, andavamo via Mazzini a trovare le ragazze, le commesse, a fare due risate, tutti sudati, ma era bellissimo. Una cosa impensabile adesso nel calcio adesso. La cosa bella è che poi oltretutto noi ci trovavamo anche fuori, perché tante volte qui dietro c'è le racchette la mattina si trovavamo, quando venivamo prima di pranzo, magari si arrivava verso le 11:30, si trovava lui che giocava a tennis con Fausto Pizzi. Poi giocava a pallavolo. E dopo mangiato, cioè il piazzaletto ci metteva a mangiare a pallavolo, roba che ci chiede una volta terminata, si arrabbiò con noi. Tutte cose che adesso non si potrebbero fare. E una volta si facevano in maniera tranquilla, senza problemi. E oltretutto ti allenavi anche lì, perché comunque in maniera stupida saltavi, ti muovevi, cioè lui si allenava pomeriggio, ma la mattina andava a giocare a tennis, faceva un'ora di tennis e poi veniva ad allenarsi. Quindi tutte cose che adesso sono in rosa, in 25-30 fanno il turno, giocano una partita ogni una volta eravamo in 12-13-14 giocavamo le coppe, faceva quando siamo andati in Serie B del primo anno in 18 c'è la fotografia, ma 18 di cui giocavano 13-14 eravate in 18 c'era le riserve che erano riserve che facevano fatica più di, a giocare più di numero, anche, più di anche numero. In Serie C erano bravissimi ragazzi, perché nel contesto poi erano bravi ragazzi. Però diciamo che la formazione base era quella lì. Era sempre quella lì. Adesso invece c'hanno tutto un turnover. Noi giocavamo così, guarda, con quei bambini lì, così, col pallone così. È meglio quei ricci. Sono due passaggi? Rubare lui, eh? Lui la deve rubare e poi la deve passare a me, perché io non la rubavo la palla, la rubavo solo lui.